Andiamo col calcio per parlare di nuovo di pallavolo, ma al femminile. Ieri è arrivata una vittoria al tie-break dopo due set dominati per la Liugio Nordmeccanica, la rimonta di Scandicci e il successo al quinto set per la squadra di Marco Gaspari, che incontrerà proprio Scandicci nella semifinale di Coppa Italia del 4 marzo a Firenze. Serviva una vittoria per il campionato ed è arrivata. Coach, bene i primi due set, poi vi siete fatti recuperare, però poi nel quinto c'è stata la reazione, soddisfatto. Felice sì, perché capisco e sono il primo a essere arrabbiato per non tanto il terzo set quanto il quarto. Perché il quarto ci siamo, abbiamo iniziato a fare una pallavolo che non era minimamente messa in programma e questo non ce lo possiamo permettere. E contento sì, perché comunque vincere è sempre importante, risalire alla classifica è importante, soprattutto vincere dopo l'ennesimo ribaltamento dal 2-0 al 2 pari, è importante per il morale, è importante per lavorare bene per una settimana, perché anche questa settimana qua ce la possiamo gestire bene, in modo da inserire anche Karakuta nei meccanismi, perché è importante anche questo, e recuperare, come dicevo prima, anche il discorso di Ozzoni. Quindi contento, ma non totalmente, ecco. A pensarci ora, penso che più siano cresciute loro. È chiaro che forse un piccolo appagamento inconscio nostro c'è stato, però insomma, i primi due set sono stati anche insomma, quasi da manuale, ed era forse impensabile pensare di chiudere così, sarebbe troppo bello. Insomma, è venuta fuori la vera Scandicci che ci ha messo molto in difficoltà in battuta, a muro. Noi, terzo set, perso veramente un po' per qualche piccolo episodio, il quarto un po' meno, e insomma. Tie break, sappiamo come va, insomma, c'è un po' di fortuna, qualche palla recuperata in più, penso che ce lo meritavamo, perché insomma è giusto che stiamo facendo un percorso lungo, di alti e bassi, lo sappiamo, è normalissimo, ma meritavamo una cavolo di vittoria, scusate, concedetemi il termine, perché stiamo giocando in tanti fronti, anche sfortune, perché insomma Neri era rientrata oggi, ancora non c'era, quindi lei è una giocatrice importante, quindi brava anche a sopperire la sua assenza. Quindi insomma dai, la vittoria è meritata, penso. E con la pallavolo si